Napoli Flash 24, stasera qui al Bolivar, Raffaele Cofano in compagnia di Rosario Giglio della compagnia. Quindi abbiamo fatto una stabile del teatro Bolivar, quindi ci chiamiamo così, la compagnia stabile del teatro Bolivar. Perfetto. Mater Dei, bellissimo Mater Dei, un quartiere splendido. Storico splendido. Stasera una splendida riadattamento del lavoro di Molière, Il padrone, una storia che narra insomma dei vizi capitali dell'avarizia, però riadattata in maniera molto divertente, in maniera napoletana. Sì, è adattata in maniera napoletana, noi l'abbiamo lasciato completamente intatto, tu chiaramente, quello che era il plot di Molière. Abbiamo finito da poco lo spettacolo, abbiamo un po' la non siamo pronti, hai capito? Abbiamo lasciato completamente intatto tutto, chiaramente, perché come fai a scunciacà? Chiaramente abbiamo tolto qualche piccolo personaggio, perché Molière ai suoi tempi aveva più possibilità economiche, evidentemente teneva 7-8 servitori, noi ne abbiamo ridotti a 2. Il resto, i personaggi sono quelli. Parliamo un poco il nostro ex dialetto, oramai per fortuna è diventata una lingua, perché è talmente bella, variopinta, è talmente forte e solida, che regge bene qualsiasi testo. Chiaramente non lo sto dimostrando io, ma lo dimostrano i tantissimi adattamenti fatti nella nostra lingua napoletana. E questo per fortuna funziona e va molto bene. Devo dire che è stata veramente una serata piacevolissima, molto divertente, grazie ai tempi giusti, una compagnia veramente con grande affiatamento, veramente molto divertente, un'ottima regia, un impianto molto 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 interessante. Fino a quando resterete qui? Noi purtroppo abbiamo solo la possibilità di fare 2 giorni, perché non avendo alle spalle una produzione reale, ma essendo una cosa comunque autoprodotta, noi stiamo cercando di far venire fuori questo teatro che è bellissimo, però purtroppo ha un poco di difficoltà ad avere un pubblico proprio, non so perché, forse nel quartiere sono abituati a un Bolivar che non facesse degli spettacoli da professionisti, certo. Di spessore, non lo so, però comunque è sempre un poco complicato far venire il pubblico, infatti stasera c'è una mezza sala, noi ci siamo impegnati tanto e riusciremo a fare oggi e domani, e poi andremo a fare un pochino in giro, già l'abbiamo fatto in un teatro di Lamezia, l'abbiamo fatto a Lamezia Terme, il teatro Grandinetti, meraviglioso, l'abbiamo fatto ad Amantea, lo faremo ad Agropoli, lo faremo in un altro paese della Calabria, non ricordo, lo dobbiamo portare avanti questo lavoro, perché è bello e merita sicuramente, speriamo di potervi dare una mano a farlo conoscere, perché veramente merita, veramente ci si diverte qui al Bolivar, grazie. Grazie, grazie a te, grazie a voi.